Voi non sapete dove mi sto trovando in questo momento, ma mi trovo in un posto che quando sarà sistemato sarà un posto bellissimo. Sto filmando solo perché voglio farvi vedere quanto abbiamo già fatto in 3 serate che siamo venuti qua a sistemare. Questa è tutta roba da buttare. Ho appena tirato giù le tende, ma le ho proprio strappate. Ieri sera abbiamo sistemato questa camera e abbiamo proprio svuotato tutto quello che c'era dentro. Queste sono delle cose che devono ancora essere portate via dai loro proprietari, però con calma si fa tutto. È giunto il momento della verità. In questo momento stiamo scoprendo la casa che tra poco diventerà la nostra con occhi nuovi alla luce del giorno e non è messa così male male, anche se c'è un sacco da fare, tantissimo. In questo momento ci troviamo in quella che sarà la nostra camera da letto e ovviamente nulla di tutto quello che vedete ora ci sarà, però intanto voglio farvi vedere la situazione. Questo è quello con cui stiamo lavorando. Qui c'è anche il balconcino che è ancora da svuotare, però questa è la situation. Adesso vi faccio vedere anche tutte le altre camere della casa. Da qui c'è il corridoio, poi bagno 1 che è messo abbastanza bene, bagno 2 che è messo abbastanza male. In questi giorni abbiamo già svuotato un po', quindi abbiamo buttato il mobiletto che c'era qua, ce n'era un altro in questo punto. Qui c'erano degli attaccapanni un po' ingombranti, poi qui c'è un mini sgabuzzino ancora da sistemare, una camera con cose non nostre, la ex cameretta di Andrea, che abbiamo svuotato in questi giorni. Infatti questa settimana dopo il lavoro, la sera, siamo venuti qua per almeno 3 giorni di fila per svuotare tutto, eppure è tutta completamente vuota. Adesso dobbiamo fare le foto e metterla in vendita. C'è tanto da fare e dopo il primo impatto, lo sconforto iniziale e le 3 notti insonni, abbiamo deciso che bisogna solo un attimo prendere coraggio e darsi da fare. Scorso ci siamo andati parecchio da fare, talmente tanto che siamo rimasti qua per 12 ore di fila e alla fine eravamo talmente stanchi che non siamo più tornati per un'intera settimana e non abbiamo più fatto niente. Oggi si riprende quei lavori, dobbiamo fare un po' di giri in discarica molto velocemente perché poi chiude. Dobbiamo portare via tutta questa roba qui, qua no, quella là che è già pronta nei sacchi. Oggi siamo alle Romanland per vedere le porte, farci un'idea di quanto costano, come funzionano e fare una richiesta di sopralluogo perché bisogna cominciare a fare qualcosa.
vorremmo metterle bianche, però dobbiamo ancora sceglierle, dobbiamo anche scegliere le maniglie. Idealmente la vorremmo con la cornice. Se non sapete come impegnare i vostri weekend, cominciate a ristrutturare una casa e avrete un'attività assicurata. Ieri abbiamo avuto poca fortuna a Leroy Merlin e oggi stiamo andando all'IKEA. Praticamente ieri abbiamo scoperto che non è così immediato cambiare delle porte, ci vuole molto tempo, molto di più rispetto a quello che immaginavamo. Praticamente dal momento in cui vai in negozio e decidi di fare questi lavori con loro, devi fissare un appuntamento per far fare un sopralluogo a uno dei loro artigiani, e noi abbiamo fissato già questo appuntamento, ma ce l'hanno dato tra praticamente 20 giorni e dopo che questo artigiano viene a casa, prende le misure, devi tornare una settimana circa dopo in negozio per confermare i lavori, firmare il preventivo, firmare il contratto e tutto. Dopodiché cominciano a lavorare su queste porte e non sono pronte prima di 30-40 giorni. Praticamente da inizio settembre siamo finiti a fine novembre nel giro di niente, e quindi i nostri piani adesso sono cambiati abbastanza. Dobbiamo partire con tutto il resto, lasciare le porte come ultima cosa da fare, mentre prima volevamo fare il contrario, volevamo cambiare le porte, distruggere un po' e poi fare tutto il resto, ma questo non sarà possibile perché ovviamente non si può verniciare casa a dicembre e quindi le cose si fanno un po' più divertenti. Oggi andiamo all'IKEA per vedere un po' di cose che dobbiamo comprare, anche se non dobbiamo comprare tantissime cose, dobbiamo comprare i mobili per i bagni, qualcosina da aggiungere nel guardaroba e in generale mobili per contenere dei vestiti o delle cose. Buongiorno, oggi è esattamente un mese da quando abbiamo iniziato i lavori dentro questa casa, e quindi dall'inizio del video ad ora sono passate esattamente 4 settimane. Abbiamo fatto tantissimi progressi, vi voglio far vedere dove siamo arrivati, raccontarvi un po' le idee che abbiamo per la casa, e prima di chiudere il video dobbiamo anche provare un po' di pitture per i muri, perché dobbiamo capire un attimo se fare un colore, quale colore. Sono andata a comprare dei campioni, questo ce l'avevo già, è quello che ci è avanzato da quando abbiamo ristrutturato l'altra casa, e quindi ce l'abbiamo già sui muri nel salotto, mentre questi sono proprio nuovi da provare. Ho preso questo qua che è il Luxence Matte Eco Terra 6, il Moon 6 e il Paper 5. Diciamo che abbiamo capito che ci piacciono i colori della Luxence numero 6, perché sono davvero bellissimi, non sono troppo caldi, sono il giusto mix, quindi dopo li proviamo insieme, ma intanto vi faccio vedere le cose che abbiamo tirato fuori dagli armadi, dalle credenze, perché abbiamo recuperato un bel po' di cosine carine. Allora, qui c'è un set di tazzine molto molto delicate, molto carine, molto stile romantico per un tea party, con queste due contenitori sempre in porcellana. Questi sono più tipo da farmacia, però sono molto molto originali, mi piacciono davvero tantissimo. E poi questi sono davvero delle cose stupende. Abbiamo trovato questi bicchieri qua che non servivano più a nessuno, ma sono in cristallo, sono dei bicchieri molto belli, molto originali. Ce li abbiamo sia per l'acqua che per il vino. E poi questi che sono una meraviglia pura, sono dei bicchieri davvero bellissimi. E c'è tra l'altro anche la brocca per l'acqua lì dentro e il secchiello per il ghiaccio, altre pirofile e altri bicchieri. Poi qui c'è tutta l'argenteria che è ancora da lavare, però guardate la bellezza di questo coltello, è una meraviglia pura, davvero bellissimi. Mi immagino già i party stile rustico con una bella tovaglia in lino, queste posate, i bicchieri
e i miei piatti dell'IKEA che sono stile molto rustico e sarà davvero bellissimo. Poi abbiamo anche degli altri piatti, questi ancora devo capire cosa farci, se regalarli a qualcuno o venderli. E poi questi che sono un po' indecisa se tenerli io o se regalarli, perché sono davvero bellissimi, però non voglio neanche riempirmi tutte le credenze di nuovo con mille cose che poi usiamo molto poco. Poi qui ci sono ancora un po' di cose che verranno portate via, qui anche. E poi le stanze sono tutte vuote, tutte libere da cose, se non proprio mobili che dobbiamo vendere o portare in discarica. Intanto vi voglio raccontare un po' le idee che abbiamo per la casa, così vi rendo un po' partecipi di tutto. Qui dentro vorremmo fare l'angolo salotto girato e quindi il divano dovrebbe essere girato al contrario. Ovviamente non sarà questo divano qua, però sarà un altro divano e qui metteremo una sorta di panca per accompagnare il passaggio verso il corridoio e poi lì su quel muro ci sarà la libreria e la TV, perché abbiamo pensato che comunque avere la TV qua in mezzo dove le persone passano non era proprio un'ottima cosa e quindi vogliamo provare a metterla su quel muro là. E poi qui in quest'angolo qua ci sarà ovviamente il tavolo, ancora dobbiamo capire in quale punto esattamente, e poi questo angolo qua verrà sfruttato magari o per il tavolo o per il mobile marrone in legno che abbiamo dall'altra parte o il pianoforte, dobbiamo capire ancora. Però queste sono le idee per il salotto. Ovviamente tutti i muri saranno abbelliti di cornice molto particolare, ho già in mente dei bei progetti da fare. E altre mensole, ripiani per renderla un pochino più accogliente la casa. Poi la camera da letto sarà praticamente la copia di quello che abbiamo adesso. Trasporteremo esattamente tutto quello che abbiamo di là, quindi sostituiremo tutti questi mobili con i nostri e dobbiamo solo aggiungere magari un'unità per l'armadio e rigirarla un po', però sarà tutto bellissimo, c'è un sacco d'eco. Poi per i bagni ci sono dei lavori molto semplici da fare, e cioè trovare magari un mobiletto per il bagno, lo specchio giusto, cambiare il lavabo, così come da quest'altra parte. Però qui dentro vogliamo fare anche una sorta di lavanderia. Non so se vi ricordate prima, lavatrice e asciugatrice erano messe una sopra l'altra in colonnate, però a me non piace per niente questa cosa. Anche perché dava quel senso di oppressione appena entravi dentro, ti ritrovavi con questa cosa altissima che bloccava l'ingresso e non era proprio bellissimo, per cui adesso l'idea è quella di spostare un pochino il lavandino e mettere lavatrice e asciugatrice qui una accanto all'altra, ovviamente sono da cambiare e saranno leggermente più piccole. E ci staranno, metteremo ripiano e poi delle belle mensole qui sopra o un armadietto giusto per avere un po' di spazio per metterci detersivi, asciugamani, cose necessarie nel bagno, insomma. Poi qui dentro ci sarà la camera dell'altra persona che condividerà questa casa con noi, perché giustamente non ve l'ho detto, questa casa non è proprio nostra, mia e di Andrea, ma è di un'altra persona nella famiglia. Abbiamo deciso di sfruttare questa casa e ristrutturarla, venire qui dentro, viverla un po', giusto per renderla un pochino più accogliente e nel frattempo cercarci una casa tutta per noi. Però siccome questa era libera e si potevano evitare un po' di spese di affitto inutili, abbiamo fatto ovviamente i nostri ragionamenti, ci funziona così. E quindi per ora va più che bene. Tra l'altro, questo ve lo sto dicendo anche per il fatto che per questo stesso motivo le scelte che farò in questa casa non saranno proprio tutte mie, ma saranno delle scelte un po' mediate tra me, Andrea e l'altra persona, perché giustamente deve incontrare un po' i gusti di tutti quanti. Passando questa stanza qui, abbiamo la cameretta che è ancora qui, però tra qualche giorno non sarà più qui. E poi qui dentro vorremmo fare una stanza tipo guardaroba, dove ci metteremo un armadio e un guardaroba a vista magari, però è tutto da capire, tutto ancora in divenire, queste sono solo le primissime idee. E
poi qui nel corridoio metteremo magari di nuovo delle librerie, quelle che abbiamo già, giusto per sfruttare tutti i mobili che abbiamo e sfruttare al meglio tutti gli spazi, perché questa casa è bella grande, però è tagliata un po' strana e quindi può sembrare un po' piccola, anche se poi in realtà non lo è. Questi sono i piani, intanto io ora mi do da fare, provo un attimo tutte le pitture sul muro, vediamo quella che mi piace di più. Tra l'altro credo che mi creerò anche dei cartoncini con il campione di pittura sopra, giusto per andare all'IKEA e metterli accanto ai mobili che dobbiamo comprare, per capire se ci stanno bene anche con quei mobili, perché l'idea è di mettere una libreria bianca e vogliamo dare un po' di stacco dal muro, e quindi bisogna trovare proprio il colore giusto per valorizzare sia gli ambienti però anche i mobili, perché se non si sceglie la pittura giusta il finish non è proprio così bello. Ho finito di applicare sul muro le pitture, se devo dare una preferenza subito a primo impatto, anche se è il momento sbagliato per esprimere una preferenza perché si devono asciugare bene, rimarrei comunque sul trench 6, che è quello che abbiamo già nell'altra casa, perché è il mio preferito, non c'è niente da fare. Anche se devo dire che il Moon 6, che è più freddo, più grigio, quasi verde salvia, potrebbe andare bene lo stesso, però devo ancora capire bene, dobbiamo decidere tutti insieme e tra l'altro bisogna aspettare che si asciughino un po' perché così sembrano troppo scuri. Poi fate comunque conto che nel video sono molto più scuri rispetto a quello che sono nella realtà, però comunque ho provato su quel muro là che è esposto in piena luce e poi in questo angolo qua che invece è un pochino meno luminoso, e voglio vedere come viene su entrambi i muri. Aspetteremo comunque le 24 ore per permettergli di entrare bene nel muro, asciugarsi bene, e poi sceglierò insieme ad Andrea il colore. Nel frattempo è arrivato il momento di chiudere questo video perché non voglio assolutamente tediarvi con la mia indecisione. Vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco. Ci vediamo venerdì con un nuovo video più nel mio stile e nel frattempo alla prossima. Ciao!